Di un po'? Queste sono per la Cina? Ma no, si sta allenando per la gara delle tagliatelle. Ah, ancora si sta allenando? Già. Vediamo un po'. Forse stai troppo chinata. Perché? Non va bene così? No, non va bene, no. Ma la mamma mi ha detto... Ma che ne sa, mamma? Mamma gliel'ho insegnata io, figuriamoci. Che, guarda che... Che vedi, le bolognesi non le sanno fare le tagliatelle. Ma come? Gliel'hanno insegnato, non le sapete fare voi. Oh, perché le prime tagliatelle le hanno fatte gli antichi romani. Davvero? Ma ve lo dico io, perché le ha fatte Emilia. Emilia? La figlia di Numa Pompilio, poi apposta alla regione del Bolognese si è chiamata Emilia. Capisci? Sì. Emilia era la figlia di Numa Pompilio, la moglie di Lucullo. Di chi? Di Lucullo, l'imperatore romano, quello che fece il primo tortellino. È una fama usurpata che le bolognesi sanno fare le tagliatelle, sanno fare appena i tortellini. E poi sa perché fanno i tortellini? Perché gli vengono male le sfoglie. Dice, che ci facciamo? Ci facciamo i tortellini. Guarda come ci fa sta sfoglia, guarda, sì, guarda. Bravo, non lo sai, io in tutto so bravo. È vero, suocerina? Bene, che bravo. Sì. Sì, che sì. Ma di po', la mangiamo io? È là, guarda. Come i ragazzini in castigo, eh? Queste sono le tagliatelle mie, eh? Sì. Ho paura che si sia attaccato un pochettino, mi pare, eh? Le tagliatelle vanno mangiate calde, fredde ci rovinano. Come queste? Appunto, che ti dicevo? Appunto che vi dicevo io. Vabbè, mangerò la pietanza. Cotolette alla milanese, fatte a Bologna per un romano. Farò un sandwich. Ma io dico, a Bologna, ma quando fanno il pane, ma non pensano che ci può essere un povero disgraziato che a un certo momento si può fare una pagnottella? Io dico, con questo, che ci si fa? Questo è buono per guidare una nave.